Hello, alcolizzati bevitori, e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi recensirò la birra Orange Boom. Ripeto, Orange Boom, una birra del discount. Questa birra, infatti, la potete trovare negli scaffali dei supermercati discount d'Italia. Va bene? Di questa birra mi ha colpito subito la lattina. La lattina infatti è di colore blu e di colore grigio metallizzato. Va bene, quindi mi ha colpito per il colore che possiede. Ok? Oltre a questo, anche lo stemma che possiamo vedere, ivi presente, è quello di un albero con circa 6 rami, sono 6 rami che ha, ok? Leggendo la lattina troviamo la dicitura Est 1671 Orange Boom Premium Lager Beer Original. È una lager beer, una birra lager, va bene? Non è una birra nebbiosa, cioè torbida nel colore, ma è limpida. Quindi è una birra che, se vi faccio vedere quando la metto, al mio 3 vi farò vedere. 1, 2, 3, via. È limpida, va bene. Allora, ma bando alle ciance, procediamo subito con l'assaggio. Va bene, facciamo un assaggio. Al mio 3 partirò. 1, 2, 3, via. Sapore inefficace. Il sapore di questa birra non è efficace. L'ho bevuta, l'ho ingurgitata, ma non mi rimane il sapore in bocca, non mi rimane la fragranza. Mi rimane di primo acchito il sapore di gradazione alcolica, cioè percepisco sì una gradazione alcolica, percepisco sì una bibita o meglio una bevanda fresca, fredda, azzardo a dire, ma di fatto, de facto, non riesco a percepire il sapore della birra, va bene? Rifacciamo un altro assaggio perché voglio sincerarmi del sapore. A mio 3, 1, 2, 3, via. Niente, c'è qualcosa che assomiglia al sapore di birra, ma di fatto, questa birra, secondo me, il luppolo l'ho visto passare davanti, va bene? Quindi sento un retrogusto leggerissimo di luppolo, ma è una cosa proprio infinitesimale, cioè proprio microscopica, minuscola, va bene? Questa è la mia opinione. Leggendo bene la bottiglia, leggiamo Barley Hop Pure and Natural Ingredients Imported since 1971, va bene? Ma andando a leggere la lattina di dietro, nel suo retro, nel suo lato B, nel suo aggiudicato lato B, questa lattina ha un sacco di scritte. Non vi sto prendendo per il culo, guardate quante scritte ha, una marea. Ora vi leggerò il mio 3, 1, 2, 3, via. Brewed with passion, scusate il mio pessimo inglese, ora ci mettiamo in inglese. Le sue d'inglese di Andriana. As a tribute to the House of Orange, the orange tree crest symbolizing the family tree of the Dutch royal family, Orange Nassau was introduced and the Orange Boom brand was born. Orange Boom is one of Holland's oldest brands. Since we started shipping beer in 1999 to almost every corner of the world, Orange Boom has been appreciated for its refreshing, outstanding quality. Hai capito? Bene, bene. Ma bando alle ciance, leggiamo gli ingredienti. Troverò gli ingredienti in italiano? Sì. Ingredienti: acqua, malto di orzo, grano turco, estratti di luppolo. Contrariamente a molte birre che ci sono e che possiamo trovare in lattina,
che hanno i lieviti, questa non è i lieviti, va bene? Bir, bir, cerveza, bir, cerveja, mitpa, tutti in tutte le lingue del mondo, vabbè, distribuita da, eccetera, eccetera. www.orangeboom1671.com. Gradazione alcolica 5.1. 5.1. Ecco qua, 5.1. Non c'è trucco, non c'è inganno, va bene? 500 millilitri. Ecco, è una birra questa da discount, del discount, va bene? Di fatto si tratta di una birra assolutamente comprata dal discount. Ho voluto testarla, potremmo aprire una rubrica birre da incubo, no? Guardate, la schiuma c'è, non manca, ok? La schiuma c'è, quindi quello è un sinonimo positivo, è un valore aggiunto la schiuma, ovviamente, ok? Al mio tre, altro assaggio, 1, 2, 3. No, no, non ci siamo, non ci siamo. Anticipa il sapore, il grado alcolico. Non il sapore, de facto è anticipato dal grado alcolico, dai 5 gradi. Ma il sapore di birra non riesco a percepirlo, non riesco a sentirlo, non riesco ad avvertirlo, non riesco a sentirlo, ad apprezzarlo. Com'è questa storia? Non lo so, non lo so, non ve lo so dire, ok? Ma al mio tre, fatemi una bella foto in compagnia di questa birra del discount. 1, 2, 3, via. Bene, vedete, mi piaccio a volte anche ricredendomi nei video, in quanto trovo i miei video estremamente divertenti. Io mi faccio due o tre grasse risate quando mi rivedo in video, perché effettivamente riconosco di essere un grande intrattenitore. Spero che una persona che lavora in TV mi contatti e mi dica: guarda Leandro, vieni a lavorare con me, ti do una parte in TV a Roma, vieni da dove tu abiti, un programma per te abbiamo in serbo, così perché siamo in intrattenitore nato, quindi ci fa divertire ma ci fa riflettere, questo è il mio bello. Mi piace rivedermi ogni tanto qua sul tubo, ma anche in altri social, perché mi piacciono i video che faccio, perché sono divertenti, simpatici, briosi, ma al tempo stesso anche seri, perché vi parlo di morte e di vita, oltre che di religione e di scienza, va bene? Detto ciò, grazie a tutti, cari utenti di YouTube, al mio tre un rutto, un angelicato rutto, uno, due, tre, via. Ok, perfetto, va bene? Barley, ok, Orange Boom, ovviamente si fa un po' il personaggio, ho voluto fare il personaggio per divertirvi, so che il personaggio fa ridere sul web, io faccio anche divertire, ma sono anche una persona che fa molto riflettere. Voglio far divertire, ma farvi riflettere con il sorriso stampato sulle labbra. Va bene? E anche perché quando non ci sarò più un giorno voglio che qualcuno si ricordi di me. Detto ciò, grazie a tutti dal vostro Leandro di Roma, conosciuto l'italiano, iscrivetevi al canale, voti a questa birra in totale 5, non di più. Anzi, facciamo 6, diamogli un 6. Anzi, facciamo 5, diamogli un 5, non di più. Questa è la mia opinione. Grazie, ogni opinione è sacra, ogni opinione è inviolabile. Ciao da Leandro, conosciuto l'italiano, e al prossimo video. Ciao!